Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video in collaborazione con il gruppo Facebook The Colors of YouTube. Io, come al solito, vi lascio giù in info box tutti i riferimenti, sia del gruppo Facebook sia i link di tutti i canali che partecipano a questa collaborazione. Questo mese abbiamo pensato di farvi vedere alcuni oggetti che utilizziamo per abbellire la nostra casa. Quindi il titolo è Come abbellisco la mia casa top 5. Quindi vi mostrerò 5 oggetti particolari e poi vi spiego perché che io utilizzo per abbellire un pochino la mia casa. Dico particolari perché ho pensato di dedicare questo video a mio nonno che non c'è più, che se n'è andato ormai un po' di anni fa e che faceva dei lavori in ceramica veramente molto particolari. Quando lui è morto, io ho preso alcuni oggetti che lui aveva fatto e li ho conservati, un po' perché ovviamente c'è un valore affettivo, mi ricordano mio nonno, ma anche perché devo dire che lui faceva delle cose un po' particolari. E quindi, insomma, questo video sarà dedicato al ricordo di mio nonno e soprattutto vi farò vedere degli oggetti che non trovate nei negozi perché li ha fatti lui e quindi, insomma, sono un pochino particolari. Per prima cosa vi faccio vedere questa piastrella in ceramica che è da appendere, quindi io la tengo appesa. E ha come raffigurazione il galeone dei pirati. Lui aveva fatto questa serie di piastrelle in ceramica, tutte raffiguranti una particolarità della città di Genova. Quindi alcune avevano la famosissima cattedrale di San Lorenzo, altre avevano una scena di spiaggia con dei gabbiani, insomma ce n'erano davvero tante, lui le ha distribuite tra i vari parenti. Io ho avuto questa che ha il galeone dei pirati. Se non siete mai stati a Genova, sappiate che nell'area del Porto Antico c'è un galeone dei pirati, è appena a fianco all'acquario di Genova, quindi se vi capita e volete vederlo è molto carino, secondo me particolare. E lui aveva messo in una di queste piastrelle anche il galeone dei pirati, che è questo qui. Questa l'ha fatta lui a mano, quindi interamente dalla sua fantasia, dalla sua arte, dal suo estro. E quindi, insomma, io ci tengo molto a questi oggetti proprio perché so che li ha fatti lui. Un altro oggetto che mi piace tantissimo e che tengo appeso vicino alla porta di casa è questa chiave, sempre realizzata in ceramica, e non so se riuscite a leggere, ma qui c'è scritto amore, perché questa è la chiave dell'amore. Lui aveva realizzato tutte queste chiavi che poi aveva regalato a ogni membro della famiglia e su ognuna di queste chiavi c'era scritto qualcosa di particolare. A me è arrivata la chiave dell'amore, qualcuno aveva ricevuto la chiave della fortuna, qualcuno aveva ricevuto la chiave del successo, quindi aveva scelto qualcosa per ognuno di noi, l'aveva scritto su queste chiavi. Io questa l'ho sempre tenuta vicino alla porta d'ingresso proprio perché essendo una chiave mi sembra il luogo della casa più indicato e comunque la chiave dell'amore è sicuramente quella più adatta a me perché io sono una persona che crede tantissimo nell'amore, che mette l'amore sicuramente al primo posto insieme alla salute, ma comunque lo metto al primo posto e quindi sicuramente mio nonno, che ben mi conosceva, mi ha regalato la chiave giusta. Questo invece è un pesce palla, anche questo mi piace tantissimo, ma ve lo faccio vedere attaccato al muro perché, come potete notare, c'è già un fil di ferro che lo tiene fermo perché in passato purtroppo lo avevo scontrato, mi era caduto, si era rotto e quindi, insomma, adesso ho un po' paura a toglierlo da qui visto che sono riuscita a fissarlo al muro perché non vorrei comunque che si rompesse. Quindi ve lo faccio vedere qui direttamente al suo posto e anche questo è un pesce molto particolare. Che è sempre fatto in terracotta e che mi piace moltissimo. Poi vi faccio vedere un portagioie che è particolare, è in ceramica grezza, quindi non è dipinto e ha un delfino, cioè questo delfino praticamente che è come se si appoggiasse su questo scoglio, però essendo un portagioie poi ovviamente all'interno è aperto, quindi potete posare un anello, un braccialettino,
pochettino, insomma è abbastanza piccolo come dimensione, quindi ci stanno poche cose, però è molto carino anche semplicemente da tenere così su un tavolino, su una mensola, su una scrivania, insomma è veramente molto particolare e aveva realizzato una serie di queste cose con i delfini. A me questo piaceva tantissimo e lui poi me lo aveva regalato. Quindi anche questo è un altro di quegli oggetti che vanno ad abbellire sicuramente la mia casa. Poi mi sono tenuta per ultimo l'oggetto più grosso e più particolare, che è un pappagallo in ceramica colorato però questa volta. Questo è veramente grande, aveva fatto questo pappagallo in ceramica. Lui era veramente bravo, aveva una manualità con la ceramica che è qualcosa di eccezionale. Lo aveva poi dipinto tutto. Ve lo faccio vedere anche davanti, eccolo qua, e ha questa coda molto lunga, queste ali così, dei colori veramente belli secondo me, ed è appoggiato su una specie di piedistallo. Non so lui cosa avesse pensato, non vi so dire se aveva pensato a un piedistallo, se al tronco di un albero, questo io non gliel'ho mai chiesto sinceramente, però è comunque un pappagallo che sicuramente è abbastanza grande e ingombrante, però messo su una mensola oppure su un tavolino, magari in un angolino dell'ingresso, è sicuramente una cosa che fa la sua figura perché è veramente veramente particolare. Vedete anche i particolari come li aveva fatti bene, ha fatto gli occhi, ha fatto il becco. È veramente, secondo me, un oggetto fatto molto bene e comunque per me ha un grandissimo valore affettivo perché l'ha fatto mio nonno. Adesso lui non c'è più e di lui mi sono rimasti i ricordi e gli oggetti che aveva realizzato per se stesso, per la nostra famiglia. Quindi, insomma, per me sono assolutamente di valore inestimabile questi oggetti. Io spero con questo video di avervi fatto vedere qualcosa di un po' diverso, qualcosa di originale. Come al solito vi ricordo di andare a vedere anche i video delle altre ragazze che partecipano. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.